Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo tornando ad Ortona sulla nave Maestrale perché abbiamo in collegamento in diretta il nostro inviato Paolo Renzetti. Questa mattina c'è stato un importante convegno sulla macroregione Adriatico-Ionica organizzato dalla regione Abruzzo. Paolo è in collegamento con il comandante di nave Maestrale Giuseppe Rizzi, a cui diamo ovviamente il buongiorno. A te Paolo. Vediamo se è pronto il collegamento con Paolo Renzetti. Allora, abbiamo forse qualche problema con il collegamento. Dicevamo del convegno organizzato questa mattina dalla Regione Abruzzo. Il collega Renzetti ha registrato delle interviste questa mattina con il governatore della Regione Abruzzo D'Alfonso, con il presidente della Regione Marche Ceriscioli e con l'ambasciatore croato, e noi adesso le andiamo a vedere insieme, poi torneremo su nave Maestrale. Presidente D'Alfonso, oggi questo importante convegno qui sulla fregata Maestrale per parlare del progetto della macroregione adriatica, un progetto sempre più avanti. Beh, oggettivamente siamo con passi significativi in avanti sia per quanto riguarda la macroregione Adriatico-Ionica e il ruolo dell'Abruzzo, sia per quanto riguarda anche una iniziativa fondamentale che noi abbiamo assunto a Bruxelles in sede di Parlamento europeo per estendere la connettività trasportistica europea anche a Abruzzo, Molise e nord della Puglia. Abbiamo assunto noi l'iniziativa e proprio oggi verrà votata in Parlamento europeo, consentirà l'estendimento della velocità anche ad Abruzzo, Molise e nord della Puglia. Molti però non sanno cos'è la regione adriatica. Quali regioni italiane ed europee coinvolge? Sì, i paesi ovviamente sono quelli che si affacciano, tutte le regioni che si affacciano sull'Adriatico e sullo Ionio, quindi compresa la Sicilia, e sull'altro fronte la Croazia, il Montenegro, l'Albania, la Grecia con una forte componente di partecipazione, quindi è una macroregione che tiene insieme più regioni, più paesi. L'area è un'area interessante perché raccoglie una sessantina di milioni di abitanti, quindi grande come il nostro paese, e che condividono poi i pilastri di questo obiettivo, ovvero l'economia del mare, l'economia sostenibile, i collegamenti, le connessioni che sono molto importanti. Si è parlato di macroregione questa mattina, ma si è parlato anche della petrolizzazione nel mare Adriatico. In Abruzzo ci sono anche delle polemiche e voi in Croazia avete detto stop a questa operazione. Perché? Abbiamo ripensato dicendo, per fare questi movimenti grandi dove possiamo anche avere dei danni grossi, non solamente per qualche anno, ma per tanti anni, e come noi confiniamo e dividiamo questo mare insieme con l'Italia, noi pensiamo che sarebbe meglio di salvaguardare il mare Adriatico e usufruirlo per quelle altre attività dove siamo forti con l'Italia, il turismo specialmente, con cui possiamo anche ben guadagnare anche senza il petrolio. E dunque queste le dichiarazioni raccolte stamattina. Proviamo a tornare a bordo di nave Maestrale con Paolo Renzetti. A te Paolo. Mi ascolti Alfredo? Sì, ti siamo ascolto, sulla sì. Nave Maestrale, siamo... Perfetto, adesso il collegamento c'è, siamo in collegamento diretto proprio sulla nave Maestrale, nave della Marina Militare. Siamo con il comandante, il capitano di fregata Giuseppe Rizzi, per parlare, comandante, di questa 5 giorni della nave Maestrale in Abruzzo, un onore per la nostra regione, un fiore all'occhiello della Marina Militare. In questo suo ultimo viaggio per l'Italia avete deciso di partire proprio da Ortona. Sì, è l'onore nostro, è l'onore nostro essere qui e portare il saluto della Marina e dei nostri marinai alla città di Ortona. Stiamo organizzando in questi giorni una serie di eventi che hanno proprio lo scopo di portarci vicino alla popolazione, vicino ai giovani. Domani avremo una conferenza storica il cui obiettivo è quello di illustrare appunto la storia dei marinai che hanno combattuto in passato durante la Prima Guerra Mondiale in queste acque. Alle mie spalle vedete i tabelloni che saranno di ausilio per coloro che presenteranno appunto agli studenti, racconteranno questa storia. Nei prossimi giorni, anche da oggi, saremo
metteremo in disposizione per le visite a bordo, anche se il tempo non è clemente, però per le visite a bordo da parte della popolazione e anche chiaramente ai studenti stessi che potranno visitare l'unità. E in particolar modo poi sabato 31 daremo maggior risalto alla nostra cooperazione appunto con la popolazione, in particolar modo con i giovani delle scuole, uscendo in mare e portando con noi penso un centinaio di studenti che avranno quindi modo di vedere cosa vuol dire andare per mare su una nave da guerra. Comandante, quella di domani e anche quella di dopodomani sarà una giornata dedicata alle scuole, dunque alla didattica. Quella di oggi però è stata una giornata importante perché c'è stata la visita del Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, delle massime autorità regionali, Presidente della Regione Marche, si è parlato della macro regione Adriatico-Ionica, dell'importanza per il nostro Paese del mare Adriatico. Sì, la Marina anche in questa occasione ha confermato di essere un'organizzazione istituzionale che non si occupa solo di sicurezza, ma che appunto è a disposizione del popolo, della cittadinanza, anche in queste occasioni. La vicinanza delle autorità regionali, dei presidenti delle regioni e delle altre autorità che erano presenti è una conferma che noi, ripeto, prestiamo servizio per la nazione a 360 gradi. Prima parlavamo, comandante, di questo ultimo viaggio che farà la maestrale per l'Italia, voi resterete fino al 31 ottobre qui in Abruzzo ad Ortona e poi cosa accadrà? Ci sposteremo, continueremo il nostro viaggio con lo scopo di salutare gli italiani, ci porteremo a Trieste, Venezia, Ancona, Bari, Catania, Napoli, Gaeta, Civitavecchia, Livorno e poi rientreremo a dicembre alla Spezia dove ahimè saluteremo per l'ultima volta questa unità. Bene, abbiamo ascoltato dunque le parole del comandante della nave maestrale che è attraccata qui ieri ad Ortona. Alfredo, se non ci sono domande, io qui proprio da Ortona restituirei la linea allo studio, non prima di aver ricordato che purtroppo siamo stati costretti a fare questo collegamento qui non all'aperto ma proprio al coperto, proprio perché da qualche minuto è iniziato a piovere con una certa consistenza. Fortunatamente questa mattina durante la visita delle autorità politiche regionali invece il tempo è stato sicuramente più clemente. E dunque è tutto qui da Ortona, dalla nave maestrale, linea che può tornare allo studio. A te Alfredo. Grazie, grazie a Paolo Renzetti e grazie al comandante di nave maestrale Giuseppe Rizzi per essere stato con noi. Andiamo avanti con il telegiornale, adesso la pagina politica. Torniamo a ieri al Consiglio regionale, animi caldi all'interno dell'assise regionale, lite verbale tra i consiglieri Gatti e Chiodi e il presidente D'Alfonso che cita il caso della consigliera di parità Letizia Marinelli. Il punto della situazione all'interno del Consiglio regionale nel servizio di Daniela Rosone. Un consiglio regionale caldissimo, quello del pomeriggio di ieri, in cui spicca decisamente la lite tra il presidente della regione Luciano D'Alfonso e i consiglieri regionali di Forza Italia Paolo Gatti e Gianni Chiodi, e dove si è tirato di nuovo in ballo il caso della consigliera di parità Letizia Marinelli. Anche il consigliere grillino Domenico Pettinari, imbarazzato, ha espresso la sua solidarietà ai due tirati in ballo da D'Alfonso. A scatenare la lite verbale, la nomina del garante dei detenuti, che però non si è conclusa perché serviva l'approvazione da parte dei due terzi del Consiglio regionale, 21 voti che non sono arrivati. D'Alfonso però ha rinnovato l'appoggio per la radicale Rita Bernardini. Secondo l'opposizione, in particolare secondo il consigliere Paolo Gatti, sarebbe stato più corretto individuare un candidato offrendolo alla valutazione della minoranza, anche proponendo magari tre nomi. D'Alfonso lancia bordate a Gatti sul suo precedente incarico di assessore al lavoro nella giunta di centrodestra e poi se la prende con Gianni Chiodi parlando di forma e sostanza e tirando, come dicevamo, in ballo il caso della Marinelli. E ancora strali anche sulla vecchia gestione dell'istituto zooprofilattico di Teramo. Anche Chiodi risponde in aula per la sua vicenda personale giudiziaria, parlando di volgarità. Rissa fatta, seduta sospesa e tutti a casa con uno spettacolo offerto che non è stato certo uno dei migliori. Ed ora la pagina della cronaca. Paura ieri sera a Chieti Scalo per l'incendio divampato all'interno del pub Coiba in Viale Unità d'Italia. A dare l'allarme sono stati i residenti delle palazzine limitrofe al pub che hanno notato uscire dal locale del fumo. Per ora gli inquirenti escludono la pista dolosa anche se si continua ad indagare. Il servizio di Francesca Romana Testi.
Un incendio che lascia aperta anche l'ipotesi dolosa. Nel tardo pomeriggio di ieri i residenti della palazzina di Viale Unità d'Italia di Chietiscalo hanno lanciato l'allarme dopo aver visto alzarsi colonne di fumo dai locali del circolo privato Coiba, situato al piano terra. Subito è arrivato l'intervento dei vigili del fuoco che ha spento le fiamme che hanno danneggiato e distrutto gli interni del locale, ma che non hanno raggiunto fortunatamente i residenti della palazzina. Traffico in tilt per la presenza dei mezzi di soccorso che, per tutta la durata dell'intervento, hanno ostruito una delle principali arterie della viabilità di Chietiscalo. Ancora incerta la dinamica dell'incendio, se sia stato dovuto ad un cortocircuito interno o ad un atto doloso. Solo un mese fa però la titolare del Coiba subì un'aggressione da parte di alcuni balordi ai quali aveva negato l'accesso poiché sprovvisti di tessera. Ed ora una notizia che arriva da Silvi. Sono tutte da chiarire le circostanze con cui un 34enne è stato accoltellato all'addome. La tragedia sfiorata è avvenuta la notte scorsa attorno all'una in via Arrigo Rossi. Il giovane è stato portato in ambulanza all'ospedale di Atri dopo che è stato trovato a terra con una vistosa ferita d'arma da taglio nella parte sinistra dell'addome. L'uomo è attualmente in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la vittima ed un altro uomo avrebbero avuto un diverbio davanti a un bar di Silvi, poi degenerato con l'accoltellamento. E andiamo all'Aquila adesso. Santedino Facchini, broker del capoluogo, è finito in manette assieme ad altre quattro persone per una maxi truffa scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino. Avrebbero raggirato una trentina di imprenditori in crisi. Vediamo. Maxi truffa da 160 milioni di euro, in manette un broker aquilano. Si tratta di Santedino Facchini, di 45 anni. La maxi truffa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino, che ha arrestato 5 broker finanziari che non avevano neanche le autorizzazioni per svolgere questo lavoro. Tra loro l'aquilano Facchini, conosciuto per diverse attività imprenditoriali in città. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, 5 avrebbero truffato circa 30 imprenditori in crisi finanziaria, ma le fiamme gialle stanno scandagliando attentamente le carte, perché il giro in realtà potrebbe essere molto più ampio. Oltre a Facchini, in manette sono finiti Francesco Carosiello, Enza Satragno, Maurizio Risi e Roberto Migliazza. La finanza parla di un vero e proprio gruppo criminale che operava anche al di fuori dei confini nazionali, in Inghilterra e Svizzera, con basi in Italia ad Alessandria, Milano, Roma e L'Aquila. Ma è attraverso una società inglese che erogavano false garanzie bancarie e aumenti del capitale fittizi con titoli obbligazionari inesistenti o titoli di imprese sudamericane, cinesi o russe per importi tra il milione e 200.000 euro. In cambio di questo gli arrestati chiedevano ai clienti di sottoscrivere delle fideiussioni attraverso il pagamento di una somma sul premio dovuto per la polizza stessa. Una volta presi i soldi però sparivano. Una maxi truffa che secondo la finanza ha permesso ai 5 di incassare oltre 1 milione di euro, cifra ovviamente sequestrata. Andiamo avanti con la pagina di cronaca. Allo Stato italiano risultavano persone particolarmente bisognose, tanto da assegnargli la pensione sociale. In realtà si trattava di italiani residenti all'estero che ogni 3 o 4 anni rientravano in Italia per incassare l'assegno dell'INPS, a mettere fine alla truffa che è costata allo Stato oltre 100.000 euro. È stata la Guardia di Finanza di Sulmona che ha denunciato anche 7 persone coinvolte nella vicenda. Si tratta di 4 italiani che vivono stabilmente in Venezuela, 2 in Argentina ed 1 in Francia. E parliamo ancora in qualche modo di evasione, perché la Procura di Teramo e l'INPS hanno siglato un protocollo d'intesa per scovare i grandi evasori fiscali. Questa mattina sono stati illustrati i contenuti di questo accordo che è stato siglato lo scorso 18 settembre. Il servizio di Elisa Leuzzo. Un protocollo importante, questo con l'ente previdenziale. Spieghiamo bene come funziona. Il protocollo serve a rendere chiaramente intelligibile il vasto fenomeno degli omessi versamenti dei contributi previdenziali. Stiamo parlando di circa 1 migliaio di informative di reato che vengono trasmesse dall'INPS alla Procura e si trattava di razionalizzare e ottimizzare queste informative attraverso il protocollo, che consente dei meccanismi standard della trasmissione e consente anche di individuare il grande evasore dal piccolo evasore.
attraverso questo accordo noi proveremo a fare una selettività in coniugazione due grandi amministrazioni come la Procura e come l'INPS. Attraverso questo protocollo vorranno individuare dopo le fasi amministrative, quindi di diffida rispetto alle aziende che hanno effettuato gli omessi, che non hanno effettuato i versamenti, poter andare a individuare coloro i quali o reiteratamente sono incorsi in queste fattispecie di illecito, ovvero hanno evaso per grandi dimensioni. E noi periodicamente forniremo questi dati in formato elettronico, utilizzeremo le nostre base dati e mettendoli in sinergia potremo andare a condividere insieme alla Procura il nostro obiettivo fondamentale, che è quello di essere un presidio di legalità in questo territorio. Monitorare per quanto tempo poi l'evasore, che inizialmente potrebbe sembrare un piccolo evasore? Poiché questo fenomeno può dettare da un lato un documento ai lavoratori per l'omessa contribuzione e dall'altro creare una concorrenza sleale nei confronti delle altre aziende che invece effettuano regolarmente i loro versamenti, questo sarà un fenomeno che teniamo sotto attenzione costantemente. Adesso l'economia e parliamo del rilancio del settore dell'edilizia, se ne è discusso questa mattina alla CNA di Pescara. Per ripartire, dicono gli imprenditori edili, bisogna puntare soprattutto sulle opere pubbliche, questo quanto detto nel corso della conferenza stampa. Vediamo il servizio. 1832 imprese scomparse tra il 2011 e il 2014, 33 opere incompiute nel 2014 e 40 nel 2015. Sono i dati relativi al settore edile abruzzese, che continua a lanciare un grido d'allarme alle istituzioni. Auspichiamo ovviamente la sensibilità delle istituzioni pubbliche, auspichiamo che questo codice nel momento dei decreti attuativi porti ancora più avanti il discorso del facilitare il rinnovo del patrimonio pubblico esistente e auspichiamo, così come è stato detto nella legge delega, che ci sia una facilità per le piccole e medie imprese che purtroppo ad oggi, viste le condizioni di mercato ma anche viste le norme attualmente in vigore, non molto facilmente si riescono ad approcciare agli appalti pubblici. Secondo gli analisti, causa di tante difficoltà del settore, oltre la crisi, è anche la saturazione del mercato. Ecco dunque che il piano di ripresa dovrebbe concentrarsi sul recupero degli immobili esistenti, concetto che ben si sposa con l'allarme lanciato a Pescara dagli architetti, che avvertono basta cementificazione, il rischio idrogeologico è una minaccia ormai ineludibile. Intanto i dati del settore delle costruzioni sono purtroppo ancora negativi, nonostante in Abruzzo abbiamo il cantiere, uno dei cantieri più grandi che ci sono in Europa e in Italia in questo momento. Dall'altro canto registriamo purtroppo un'altra nota sconfortante, che è quella delle opere pubbliche incompiute. Rispetto alla cementificazione di cui mi parlava lei, noi come imprese di costruzione e come associazione da anni declamiamo il fatto che il mercato delle costruzioni di fatto si è spostato. Oggi dalle fonti che abbiamo autorevoli del CRESME sappiamo che ben il 70% del mercato delle costruzioni è rappresentato dal rinnovo dell'edificio esistente. Adesso parliamo del Corecom. Si è insediato infatti il Comitato Regionale per le Comunicazioni, secondo mandato per Filippo Lucci alla presidenza, prima esperienza per i giornalisti Ottaviano Gentile e Michela Ridolfi. Il servizio di Filippo Tronca. Il Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, riparte da Filippo Lucci, confermato presidente anche dalla giunta di centrosinistra. Assieme a lui nel CDA giornalisti Ottaviano Gentile e Michela Ridolfi. Un CDA dopo la riforma del dicembre 2014, ristretto dunque da 5 a 3 componenti e dunque meno costoso. Ma sicura Lucci con grandi ambizioni. A dirlo sono i numeri dell'attività del Corecom, ad esempio quello delle riconciliazioni con le compagnie telefoniche, oltre 4.000 andate a buon fine per un valore di 1,5 milioni di euro. A chi si aggiunge l'attività di monitoraggio di un settore dove ad esempio urge maggiore attenzione nel comparto, in grande ma disordinata espansione dell'informazione online. Ecco, intanto garantire gli standard che siamo riusciti a costruire e a raggiungere in questi anni a favore dei cittadini e degli operatori del settore della comunicazione, perché non è un dato scontato, perché noi registriamo una crescita di attività qui al Corecom, ma per esempio sul tema delle conciliazioni di aumento del 30% all'anno, quindi significa poter garantire gli stessi tempistiche, la qualità di quello che facciamo e le risposte quindi ai cittadini. E poi il Corecom si vuole sempre più aprire al territorio,
territorio, alle esigenze degli operatori del settore, quindi la comunicazione oggi sappiamo è diventata sempre più un punto di riferimento per la vita dei cittadini, non solo per quanto riguarda l'informazione ma anche per la crescita, lo sviluppo, il lavoro, la trasparenza, la velocità e anche la dinamicità dei cambiamenti che il nostro paese, la nostra regione vivono. Ottaviano Gentileno, componente del CDA, individua nel Core come un attore importante in un momento di crisi del settore delle comunicazioni. Il Corecom ha dei compiti ben precisi, quelli dovuti dalla legge, dall'Agicom, che siamo il braccio operativo per ogni regione. L'editoria in genere, come si sa, sta passando un momento molto difficile. Io penso che per quanto riguarda la comunicazione, tutti i tipi di comunicazione, di agevolarli nel modo più possibile, quello che prevede la legge, ma soprattutto penso che il Corecom sia rivolto molto ai cittadini per quanto riguarda. In questi ultimi anni il Corecom, questo ufficio, ha fatto un buon lavoro. E sempre all'Aquila è arrivata oggi la troupe di Voyager, il programma di informazione scientifica della RAI, condotto da Roberto Giacobbo, che sta dedicando una puntata speciale in occasione del giubileo proprio al capoluogo di regione abruzzese. Vediamo. Raccontare l'Aquila, le sue energie positive e i suoi gioielli ricchi di storia, lo ha fatto molte volte il giornalista Roberto Giacobbo e ben prima del terremoto. Così, anche per uno speciale dedicato al giubileo di Papa Francesco, aperto a tutte le città, Voyager dedicherà una puntata speciale al primo giubileo della storia, quello aquilano, quello di Papa Celestino. La troupe RAI, dopo le riprese di ieri ad Assisi, oggi ha fatto tappa all'Aquila, entrando nei tesori del monastero di clausura del XVIII secolo di San Basilio, la cui ristrutturazione finalmente è partita, passando ovviamente per Colle Maggio e l'oratorio di San Giuseppe dei Minimi e San Bernardino. Non ho mai avuto intenzione di raccontare la cronaca del terremoto aquilano, lo hanno fatto altri colleghi, ci spiega Giacobbo. Il mio intento era invece far conoscere la storia di una città della quale mi sono innamorato. Ma io penso che l'Aquila sia un luogo importante per la sua storia, per il suo presente e per il suo futuro. Io non sono nato all'Aquila, non ho parenti all'Aquila, mi sono innamorato di questa città da solo, senza stimoli. L'Aquila ho pensato di inserirla insieme agli autori con i quali lavoro ogni volta di Voyager, in questo caso Marco Zamparelli, perché questa è una puntata speciale sul giubileo e parlare del giubileo e parlare solo di Roma non sarebbe stato corretto, anche perché questo giubileo della misericordia Papa Francesco lo ha voluto diffuso sul territorio. Tornare all'Aquila dopo un po' di tempo, ammette, ti fa capire progressi e situazione reale. Si sta lavorando, ma non è facile. Una città ricca di storie e monumenti non si può buttare giù e rifare da capo. Si sta lavorando, ma è molto difficile perché l'Aquila è uno scrigno storico importante. Non si può buttare giù e rifare il centro storico nuovo. Quindi bisogna lavorare su delle mura antiche. Sappiamo tutti che restaurare una cosa antica è molto più costoso, lungo e complicato di ricostruire una cosa da nuovo. Il centro storico dell'Aquila sta avendo queste attenzioni. Il 29 ed il 30 di ottobre si riunisce a Giulianova il GOTA della chirurgia toracica italiana presso la sala riunioni dell'Hotel Europa. Saranno presenti oltre 100 chirurghi per la prima Consensus Conference. All'ASL di Teramo si celebra la prima Consensus Conference nazionale di chirurgia toracica sul tema della lobectomia toracoscopica. È stata un'idea che è partita proprio da Teramo, in quanto un mio collaboratore a livello nazionale, il dottor Solli, venne a propormi l'idea di istituire un registro nazionale di questo tipo di intervento, che era una esigenza condivisa da molti centri italiani, e nacque l'idea di formare un registro e un VATS group. Cosa cambia con questo intervento? Cambia soprattutto la qualità di vita del paziente nell'immediato postoperatorio, perché la mini-invasività fa sì che il paziente abbia praticamente pochissimo dolore postoperatorio. Questo permette una sua più rapida dimissione dall'ospedale e una ripresa funzionale e quindi anche lavorativa più precoce. Il tumore del polmone è ancora oggi considerato un big killer. Esso rappresenta in Italia, secondo i dati dei registri dei tumori, la seconda neoplasia più frequentemente diagnosticata tra gli uomini e la terza tra le
le donne ed è la prima causa di morte per cancro nel sesso maschile e la terza in quello femminile, la seconda nelle donne di età inferiore ai 70 anni. La prevenzione è un problema molto ampio che richiede anche molte risorse economiche. Sicuramente le campagne antifumo che vengono fatte sono efficaci, ma credo che dipenda anche molto dai medici di medicina generale e anche un po' dai pazienti di sottoporsi a dei controlli periodici e rivolgersi al medico non appena hanno dei sintomi allarmanti. Infine il professor Crisci risponde all'ultimo allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui insaccati e carni lavorate sarebbero nella nuova lista dei cancerogeni. Sul fumo ci sono delle prove inconfutabili di nesso eziopatogenetico con il cancro del polmone. Su questo fatto alimentare, un po' diciamo gli elementi alimentari sono stati chiamati un po' in causa per tutto, quindi credo che ci voglia un po' di riflessione prima di arrivare a delle conclusioni definitive. E ieri, aprendo la pagina dello sport, si è giocato in Serie B, ha giocato in particolare la Virtus Lanciano che al Guido Biondi ha impattato per 2-2 in rimonta contro la Salernitana dopo un avvio shock che aveva permesso alla Salernitana di trovarsi in doppio vantaggio dopo neanche un quarto d'ora. L'11 frentano è riuscito a reagire, ha rimontato grazie ad una doppietta di Piccolo. Andiamo a vedere adesso il servizio della partita di Alessio Giancristoforo e poi le riflessioni dopo gara del tecnico rossonero Roberto D'Aversa. Non c'è da annoiarsi tra Lanciano e Salernitana, 2-2 sarà il risultato finale con la squadra di Torrente addirittura in doppio vantaggio dopo nemmeno un quarto d'ora dal fischio d'inizio, mentre gli uomini di Roberto D'Aversa saranno chiamati a sfoderare una prova condita di tanta buona volontà e di grinta che al 90esimo si tradurrà in un punto che probabilmente starà anche stretto ai padroni di casa. Il tecnico frentano rispolvera Turchi dopo un lunghissimo infortunio dal primo minuto e sceglie De Silvestro per sostituire lo squalificato Carlo Mammarella. A metà campo Vastola, Paghera e Di Cecco, in avanti c'è Piccolo dal primo minuto. La squadra di Torrente è quella annunciata, fischia Manganiello di Pinerolo. Avvio scioccante infatti per i rossoneri che in 13 minuti incassano due reti da coda, la prima innescata da Sciaudone e conclusa con un tiro da fuori area che beffa aridità sul proprio palo. Ancora Salernitana con Gabbionetta, ma aridità blocca a terra. Minuto 13, rinvio del portiere della Salernitana, svirgolata di Rigione nel tentativo di spazzare, ma la palla arriva a De Silvestro che effettua un appoggio sciagurato di testa all'indietro, sulla cui palla si butta come un falco Coda che elude l'intervento di Amenta, si proietta in porta e raddoppia. Si vede il Lanciano con Piccolo che serve Turchi, che viene anticipato. Esce Turchi al minuto 25, al suo posto Eric Lanini. E il Lanciano accorcia subito un minuto dopo al 26esimo con Piccolo che deve solo appoggiare in rete una respinta di Stracosca su Ferrari, il vero e proprio ispiratore del gol dell'1-2. Ad avvio di ripresa i frentani pareggiano, fallo di mano di Moro in area e relativo calcio di rigore. Dagli 11 metri Piccolo fa il 2-2 spiazzando Stracosca. Ci prova la Salernitana in un paio di circostanze, ma la palla più nitida per segnare ce l'ha Nicola Ferrari che in rovesciata alza troppo la mira al minuto 29. Ancora Lanciano, prima con Lanini poi con Marilungo, ma non va. Dunque prova certamente positiva per i frentani, quella in notturna davanti al proprio pubblico, e ora per i rossoneri all'orizzonte ci sono Cesena e Perugia, entrambe da affrontare lontano dal Guido Biondi. Io penso che, sapete che non mi piace parlare di fortuna, però penso che con un pizzico di fortuna alla fine avremmo anche potuto portarla a casa una vittoria dell'incredibile per come si era messa per i primi 15 minuti di pura follia, però
devo comunque fare i complimenti ai ragazzi, perché recuperare una partita in questa maniera non è semplice e non è da tutti, quindi partire dal presupposto che siamo un'ottima squadra, che le altre squadre avversarie devono far fatica, fanno fatica per batterci, quindi però da qui dobbiamo migliorare, dobbiamo limare ancora tanti piccoli errori che ci portano magari a subire i due gol come oggi, che non ci possiamo permettere. Sì, io penso che sotto questo aspetto della questione di gruppo, di squadra, non ci deve essere bisogno di una prestazione, del fatto di andare sotto di due gol per poi recuperarlo. È chiaro che è un vantaggio per noi, i ragazzi sanno che lì dove si gioca da squadra la possibilità di fare risultato aumentano, e questo per le caratteristiche della Virtus Lanciano non devono mai venire meno. Poi i risultati vengono di più o di meno, ma sotto l'aspetto caratteriale questo non possiamo venire meno. Bisogna migliorare sotto alcuni aspetti tecnici, anche nella determinazione cattiveria nel far gol, perché sul due pari abbiamo avuto altre tre occasioni per far gol, e lì bisogna avere più fame per portare a casa quel risultato che tutti quanti noi vorremmo, ma dipende spesso e volentieri da noi. Allora, andiamo a vedere insieme il riepilogo dei risultati della giornata di Serie B disputatasi ieri con l'aiuto della grafica. Vediamo insieme i risultati della 10ª giornata: Avellino Ascoli 3-0, Cesena Como 3-1, Crotone Brescia 1-1, Latina Ternana 1-2, Modena Spezia 1-1, Novara Pescara che è stata rinviata a causa nebbia, Perugia-Cagliari 0-0, Provercelli-Bari 0-1, Trapani-Vicenza 1-2, Virtus-Entella-Livorno 0-0 e poi il pareggio del Lanciano per 2-2 contro la Salernitana. Adesso parliamo del Pescara, abbiamo detto partita rinviata, quella di lunedì sera per nebbia a Novara, partita che sarà recuperata martedì 3 novembre alle ore 18:30. Dunque questa è la decisione della Lega per il recupero della partita dei biancazzurri, che dovranno tornare a Novara per giocare contro la squadra dell'ex allenatore del Pescara, Baroni. Intanto andiamo ad ascoltare adesso l'intervista a Ledian Memushai. Peccato, dai, che però purtroppo quando c'è la nebbia c'è poco da fare, non si vedeva niente, quindi giustamente l'hanno rinviata. Poi rinvio, queste cose qua, i giorni li decide la Lega e non noi. Comunque va bene, giochiamo martedì, tanto non cambia, prima o poi bisogna giocare. È un rischio perché alle 6:30 non è che cambia più di tanto, però speriamo di no, perché sennò ci tocca fare un altro viaggio a vuoto e diciamo che Novara non è proprio così vicino. Però dai, speriamo magari che non c'è la nebbia di giocare sta partita. Ma non è che è scombusso, perché tanto prima o poi bisogna affrontarle tutte, sono tutte difficili, come Novara e anche Crotone. Il Crotone è primo in classifica, e essere primo in classifica vuol dire che qualcosa di importante hanno. Non è un caso star primi in classifica. Bisogna affrontarla come abbiamo fatto nelle ultime gare, col massimo impegno, e credo che se giochiamo come sappiamo giocare, secondo me possiamo fare benissimo. Ora sto bene, sono sempre stato bene, a parte dopo la nazionale, durante la partita con l'Armenia ho avuto un piccolo infortunio, ma poca roba, dai. Ormai quella fa parte del passato, ormai quella è stata archiviata, ora mi interessa scrivere un'altra pagina di storia con il Pescara. Andiamo avanti con il calcio, perché alle 15 si gioca a Sant'Arcangelo di Romagna per la Lega Pro il recupero tra Sant'Arcangelo e Teramo. Ci colleghiamo con il nostro inviato Andrea Costantini. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno Alfredo. Siamo collegati dallo stadio Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo. Tra poco meno di 30 minuti si giocherà la gara valevole per la terza giornata, il recupero della terza giornata del girone B di Lega Pro. In campo andranno Sant'Arcangelo e Teramo. Vedete, questa è la situazione al momento sul rettangolo di gioco. C'è la terna arbitrale che sta effettuando il riscaldamento, terna arbitrale composta da Maggioni di Lecco, assistenti Martinelli di Seregno e Catamo di Saronno. Poi ci sono i portieri delle due squadre ai lati opposti del campo che stanno effettuando il riscaldamento. Non ancora si vedono i giocatori di movimento. È una gara particolarmente importante per il Teramo, che ha ancora lasciato di punti in trasferta dopo
tre partite lontane dal Bonolis sempre andate a vuoto con tre sconfitte. Oggi la squadra di Vivarini cercherà di sbloccarsi magari con una vittoria su un campo che lo scorso anno ha visto la vittoria 13 mesi fa, 2-1 in rimonta con le reti di Bucchi e La Padula, ma un campo nel quale nella stagione 2010-2011, il primo anno in Serie D della stagione dell'era Campitelli, ci fu una secca sconfitta 4-0, probabilmente la sconfitta peggiore come dimensioni dell'era Campitelli a Teramo. Andiamo a vedere le due formazioni. Teramo in campo con l'11 previsto, tenuto conto che in attacco Petrella è stato preferito a Da Silva, quindi Tonti tra i pali, poi la difesa con Perrotta, Altobello e Speranza. A centrocampo ci sono Cenciarelli, Di Paolo Antonio e Calvano, sulle corsie laterali Scipioni e Dorazio. In avanti appunto la coppia composta da Moreo e Petrella, in panchina Narduzzo, Brugaletta, Caidi, Vittorini, Loreti, Palma, Paolucci, Monni, Lenoci e Da Silva. Assente ovviamente Cecchini per un guaio alla caviglia e Amadio che sconta la seconda delle due giornate di squalifica combinate dal giudice sportivo dopo l'espulsione a partita finita a Macerata. Risponde il Sant'Arcangelo con Nardi, Quintavalle, Rossi, Peterman, Drudi, Adorni, Ilari, Obeng, Guidone, Benitucci e De Vena. In panchina vanno Sambo, Capitano, Romano, Venturini, Iabre, Zavagni, Morbini, Palmieri, De Respinis, Margiotta, Malagoli e Tommaso Arrigoni. Il tecnico è Lamberto Zauli, giocatore noto ai tempi soprattutto del Vicenza in Serie A, grande fantasista, ex tecnico peraltro del Fano. Cosa dire? Che il Teramo ha 4 punti in classifica anche per via della penalizzazione di 6 punti, ma notizia di ieri, sicuramente poi se ne riparlerà, magari ne riparlerete anche nel corso del notiziario, di questo verdetto del CONI che rimanda alla Corte federale le carte per una nuova decisione, magari per avere uno sconto in classifica, e questa notizia potrebbe dare ulteriore carburante quest'oggi al Teramo. Il Sant'Arcangelo invece di punti ne ha 8, frutto di una vittoria, una sconfitta e ben 5 pareggi, la vittoria proprio nell'ultimo turno sabato scorso in rimonta nei minuti di recupero con una doppietta di Venitucci a carico della Lucchese. Se non ci sono domande, per il momento è tutto qui dal Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo per Sant'Arcangelo Teramo. Fischio d'inizio alle ore 15. Alfredo. Grazie ad Andrea Costantini che ci ha dato lo spunto per lanciare il prossimo servizio che riguarda proprio la decisione di ieri sera del Collegio di Garanzia del CONI che ha accolto, come ha detto il collega, il ricorso del Teramo e anche del Savone, ha rimandato gli atti al giudice d'appello affinché riformuli e rinnovi la valutazione in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti. In sintesi, dunque, la Corte federale d'appello dovrà rideterminare la penalizzazione, quasi certamente riducendola. Al momento sono 6 i punti di penalizzazione della formazione teramana. Ascoltiamo l'intervento di ieri sera del legale del Teramo Edoardo Chiacchio nel corso della trasmissione Pro Teramo condotta da Jacopo Forcella. Sentiamo. Il Teramo rimane in Lega Pro, ma per i 6 punti di penalizzazione, quindi per le circostanze aggravanti che hanno portato alla penalizzazione, ulteriore penalizzazione, si rimanda alla Corte federale d'appello che dovrà valutare i 6 punti di penalizzazione, quindi mi pare scontato lo sconto, perdoni il gioco di parole. Abbiamo letto bene? No, è una lettura precisa, analitica, e che corrisponde esattamente alla verità. In verità noi abbiamo rinunciato alla domanda principale, vale a dire quella di ammissione in Serie B, quindi non è che rimane in Serie B, abbiamo anche rinunciato noi a questa domanda. Si rende invece l'affermazione della subordinata, che è stata accolta, l'unica domanda accolta. Tra tutti i ricorsi di oggi, l'unica accolta è stata solo quella del Teramo e del Savona, naturalmente. Sì. Qui c'è un nuovo processo in Corte federale d'appello nel quale dovrà essere rivalutata la sanzione della penalizzazione. Quindi, avvocato, chiedo scusa, possiamo partire a beneficio di chi? Dei tifosi del Teramo dal presupposto che i 6 punti comunque non saranno più 6? Presumibilmente? Saranno di meno? Si può essere fiduciosi per una riduzione della sanzione, certamente,
bisogna rideterminare la pena. Ok. È un qualcosa che avevo già previsto io ed era l'unica possibilità che aveva il Teramo per vedere ridotta la sanzione, quella della trasmissione degli atti al giudice di secondo grado, che dovrà rivalutare questa decisione ritenuta errata dal collegio di garanzia, perché considera aggravanti che di fatti non ci sono. Non ci sono altri aggiornamenti, la prima edizione del TG6 termina qui. Io vi ricordo, a seguire alle 14.45, l'appuntamento con il TG6 L'Aquila. Invece il TG6 torna in seconda edizione alle ore 19. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.